Ragazzi, nel video di oggi andremo a scoprire quali, secondo il mio parere, ci tengo a precisarlo, sono i brawler più forti, quelli più scarsi, veramente tanto altro. Prima di partire ci tengo a precisare una cosa, ragazzi: sono pareri presi da uno che gioca il gioco così tanto per, cioè sono un master, ho 36.000 coppe, quasi 37, però diciamo che non è che sono un pro player. Questi, ragazzi, saranno voti in base alle mie esperienze, a come sto giocando in questo periodo e a quello che penso. Quindi, raga, fatemi sapere nei commenti la vostra tier list. Voglio, ragazzi, un bel, non so, una bella sezione commenti. Voglio delle discussioni. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Signori, prendete patatine e popcorn, perché questo video durerà un po', parleremo un po' e andiamo subito. Per l'occasione questa volta mi sono messo in alta destra, anche se sto tipo fluttuando nel nulla. In caso, ragazzi, mi dovrò spostare ancora più sotto. Comunque, ragazzi, ecco quale categorie sono: la categoria nerf, brawler che andrebbero necessariamente nerfati. E diciamo che forse magari qualcuno ve ne viene già in mente. Poi abbiamo quelli molto forti, quelli che sono nella media, quindi normali, gli scarsi e quelli veramente da levare dal game o addirittura da reworkare. Allora, iniziamo subito con 8-bit, ragazzi. Allora, 8-bit è un discorso strano da fare, perché a me non piace, personalmente non piace, però nelle mani di chi lo sa usare è molto forte. In realtà più o meno è un... cioè, alla fine è con tutti i brawler così. Però, raga, 8-bit usato bene è forte. Però non mi sento di metterlo negli scarsi. Guardando anche gli altri brawler che ci sono dopo, io andrei a metterlo nei normali. Comunque, vi ricordo che possiamo andare a modificare la lista dopo senza problemi. Ambra. Ambra è, raga, molto forte. È molto, molto forte Ambra. In rapina con il gadget, quello delle fiammette che girano. Ma in generale è uno, forse un brawler addirittura da nerfare, forse sì. Ma lo tengo nei molto forti. Magari dopo lo andiamo a cambiare, perché, raga, il suo corpo non serve mirare, cioè devi tenere premuto. È forse uno dei pochi brawler dove tu veramente non usi la mira, non usi niente. Ash invece, raga, io faccio levateli dal game o reworkateli. Ash, che Ash in questo momento non è in game, piccolo fun fact. Ash, raga, no, forse levateli nel game, però lo metto in scarsi. Ash ha un problema, raga: il fatto che lui diventa forte quando c'ha l'incazzatura, la rabbia al massimo. Però quando è livello 1 fa troppo poco danno, è troppo lento. E lo possiamo anche notare, ragazzi, dal meta: difficilmente si vedono gli Ash in giro. Quindi secondo me, se la gioca Lily, io diciamo che lo metterei... guarda, andiamo a modificare con... levateli dal game slash rework, perché secondo me Ash ha bisogno di un rework. Ma ora, ragazzi, andiamo con Bombardino. Bombardino scarsi. Ahimè, il nostro caro Bombardino, che ci viene dato gratis con il collegamento del Super Saiyan D, ragazzi, va messo negli scarsi. Ci sono thrower molto, molto più forti. Non riesce a entrare in meta. Da quel che so, nel prossimo aggiornamento dovrebbe ricevere un hypercharge. Quindi magari con l'hypercharge potrebbe rientrare un po' in meta. Ma per ora, ragazzi, Penso di tenerlo sugli scarsi. Stessa cosa che andrò a fare con Bea. Mi ricordo nel lontano 2019, con la sua star power dell'1 di vita, era veramente uno dei brawler più forti del gioco. Ma adesso, cioè, la vedo veramente raramente in game. Sinceramente non saprei neanche di metterla nel rework, perché secondo me non ha bisogno di un rework, andrebbe potenziata. Ma sinceramente non saprei neanche dirvi in che maniera. Intanto, ragazzi, se mi sentite ogni tanto con la voce un po' perché c'ho mal di gola, quindi un applauso, raga, che vi recco il video pure con il mal di gola. Signori, raggiungiamo i 1000 likeozzi. Ora abbiamo un brawler che mi piace un sacco, ragazzi. Bell per me è molto, molto forte. La metto davanti a Ambra, perché secondo me è più forte di Ambra. Poi abbiamo Bell, ragazzi. Vabbè, Bell c'è poco da dire. Bell secondo me è fortissima. A me piace un sacco personalmente. L'hypercharge ci sta, è molto forte, fa abbastanza danno, i gadget sono ok. Mi piace, ragazzi, io personalmente la uso e la reputo molto, molto forte, quindi non avrei altro da aggiungere, sinceramente. E qua, ragazzi, io vado a mettere Bibi, la metto in molto forti. So che magari molti la mettete in normale o addirittura in scarsa, ragazzi, ma vi assicuro che Bibi nelle partite, quelle lì tipo in dominio, che c'ha quel colpo che ti spazza via, guardate che è veramente forte. Poi anche il fatto che ha ricevuto un hypercharge l'aiuta molto, devo essere sincero, quindi ci sta, ci sta. Bonnie, allora Bonnie io l'avrei posizionata qui. Da poco l'hanno buffata ed è diventata leggermente migliore. Quindi, guarda, mi sento di metterla in normale, forse sì. Magari dopo la andiamo a cambiare, come sempre non sono queste le cose finali. Però per ora diciamo che ci può stare in normale. Ora Boh, sono molto combattuto, perché l'ho potenziato da poco e l'ho iniziato a utilizzare in ranked e lo reputo un brawler molto, molto forte. Sono indeciso fra...
Raga, dai, no, molto molto forte. Boh, mi piace un sacco. Stessa cosa per Brock, ragazzi. Brock, allora, Brock è uno dei pochi brawler che da quando gli hanno messo l'hypercharge non è che ha avuto del valore in più. Alla fine, secondo me, l'hypercharge è un downgrade per la sua ulti, ragazzi. Infatti, io vi consiglio sempre di utilizzare la ulti nel mentre che la ulti sta andando, attivare l'hypercharge. Cioè, veramente la sua hypercharge non mi piace per niente, non fa danni, fa meno danni di una super normale. Deve, cioè, andrebbe messo qua nel reworkato, ma solo per l'hypercharge. Quindi lo teniamo in molto molto forte. Ragazzi, io qua Bull, io mi sento di metterlo negli scarsi, ragazzi. Non lo so, non mi piace. Cioè, non è che non mi piace, perché tipo in rapina con col colpo in canna, nelle ranked, è letteralmente una cosa rotta. Però, ragazzi, forse andrebbe messo nei normali. Però io veramente lo uso pochissimo. Non mi piace, raga, è uno dei tank che proprio non mi piace. Poi anche lui l'hypercharge non è un granché, quindi non gli va a dare quel valore in più che magari può avere una Bibi. Quindi no, ragazzi, per me va bene così. Ok, vi ho anche zoomato un po' la roba, così è tutto meglio. Allora, Buzz. Buzz, sapete, io lo metto in normali. Buzz lo metto in normali. So che molti probabilmente lo metterebbero in molto forti, e posso capirlo, sinceramente, lo potete fare. Io invece lo vado a mettere in normali, perché a me, intanto a me personalmente come brawler non fa impazzire. Non lo so, cioè, ho sempre avuto difficoltà a giocarlo. L'hypercharge è molto molto skillata, però comunque secondo me ci sono tank attualmente migliore. Guarda, lo metto in normale, ma magari dopo lo alziamo, ragazzi. Non lo so, voi fatemi sempre sapere nei commenti, signori. E qua, cavolo, qua, raga, forse andrei del primo nerf. No, forse nerf no, ma Byron va proprio dritto per dritto nei più forti. Raga, Byron è fortissimo, ha una gittata lunghissima, cura un casino, la ulti fa danni, ti cura. Che non sbaglio, l'hanno anche buffato da poco, Byron, appunto. Raga, è forte, 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 forte. Mi piace un sacco giocarlo, quindi lo vado a mettere in molto molto forte. Forse lo metterò addirittura in nerf, perché secondo me il suo colpo è ha una gittata troppo lunga. Però lo teniamo in molto molto forte, ragazzi. Invece qua abbiamo il signor Carletto. Qua secondo me ce la giochiamo in normali slash scarsi. Però io vado per normali. Normali perché comunque Carl mi è, non lo so, mi è sempre piaciuto in realtà. Non è un brawler così che mi fa schifo. E sinceramente lo sto vedendo anche un po' di più in questo periodo, e quindi mi piace. Colette, ragazzi, cioè, è sempre qua la situazione. L'hypercharge in rapina è rotta, però noi non ci possiamo basare solo su mappe o modalità singolari. Andrei a metterli molto molto forti? Probabilmente sì. Se no, ragazzi, un nerf. Ma allora, il colpo di, secondo me è bilanciata, non è bilanciata la sua hypercharge. Quindi, ragazzi, come sempre, fate un po' come volete, vedetela un po' come la volete voi. A me poco cambia, che la mettete in nerf molto forte, secondo me non sbagliamo. Qua invece abbiamo il colticino. Cavolo, ragazzi, Colt, molto forti. Io lo metto il, quello che è normale, ma è più vicino al molto forte. Toh, mettiamola così. Diciamo che Colt qua, fra tutti questi normali, è il più forte. Non mi sento di metterlo in molto forti. Corvo, ragazzi, Corvo va qui. Corvo va qui, anzi, forse Corvo andrebbe addirittura qui. Perché io ora capisco che non possiamo basarci sulle mappe e tutto. Ma ragazzi, se ti arriva un hypercharge in rapina, sei fregato. L'hypercharge di Corvo, secondo me, è una cosa troppo troppo rotta e andrebbe nerfata. Il brawler in sé non lo nerferei. No, secondo me il brawler ci sta, ma l'hypercharge qua, proprio l'hypercharge, raga, supera i livelli. Cioè, è troppo forte! Non so esprimermi, ragazzi, è veramente troppo, ma troppo forte. Nerf per il Corvetto, basta. Ma come sempre vi ripeto, anche qua potete fare così. È uguale, non cambia niente. Tanto significa comunque che è forte. Qua, ragazzi, il signor Beryl, o Daryl, come lo volete chiamare, levateli dal game slash rework. Ragazzi, a me dispiace, perché a me ai tempi piaceva molto come brawler. Ma adesso, raga, veramente non butta giù una Bea, non butta giù un Beryl a momenti, non... Raga, ai tempi secondo me era molto molto più forte. Non so perché non lo stiano buffando, cioè non stanno facendo, lo lasciano lì, lo lasciano fermo lì. E non lo so, forse un rework secondo me ci sta, ma io direi più levateli dal game, ragazzi. Cioè, in questa situazione io adesso voglio sapere la vostra nei commenti. Da quant'è che non vedete un Beryl o Daryl in una partita? Sinceri, raga, io penso che da quando ho iniziato a giocare, quindi settembre-ottobre, non ne ho mai visto uno. Lasciamo stare. Olla! Eccoci qui, finalmente arrivati al punto forte. Edgar, ragazzi, nerf.
Nerf per Edgar perché è un livello superiore agli altri, ragazzi. Cioè, nel senso, Edgar è quel brawler che tu dai a una persona e dici: tieni, giocalo appena inizia a giocare. Cioè, è il brawler perfetto. Perché è letteralmente un brawler che, allora, fa tanti danni, ok? Perché ne fa tanti. E non è che dico che fa 3000 al colpo, ma fa ta-tang, ta-tang, ta-tang. Ha una velocità, ragazzi, di ricarica dei colpi veramente velocissima. La ulti si ricarica da sola. Tu puoi stare in un cespuglio tutta la partita, avere la ulti addosso, mettere due che si fightano, mega incredibile. Arrivi tu, ulti, pepem, pepem, morto. L'hypercharge, raga, è sbroccatissima. Cioè, se sei in un brawl ball, tutti vicini, vai lì, continui a saltare a destra, a sinistra. Ha bisogno di un nerf, raga. Non so se magari levare il fatto che... Cioè, io metterei al posto di... Sapete come nerferei io Edgar? Allora, farei che... Sapete che quando lui colpisce si recupera la vita? Quella la renderei una star power. Perché non lo puoi fare che è proprio una sua funzionalità, ragazzi. Secondo me è troppo forte questa cosa. O ti prendi la star power, quella lì che fai danno quando scendi giù, oppure quella che ti recuperi la vita. E poi anche l'hypercharge, raga, anche quella secondo me è un po' da rivedere. Io penso che qua siamo tutti d'accordo, voglio dire. Non so cosa voi ne pensate, fatemelo sapere nei commenti. Ems, allora, Ems è un discorso un po' particolare, ragazzi, perché anche qui, cioè, è forte ma non è forte. Cioè, la metterei in una categoria che sta fra il normale e lo scarso. Cioè, il passivo, cioè, sta lì, ci sta magari quando vai in dominio, mappe aperte, capito? Ci può anche stare, però, cioè... Anche qui secondo me ce la possiamo giocare fra normale o scarso. Però io forse la metterei negli scarsi. Non lo so. Sinceramente, raga, non lo so. La teniamo in normali, dai, la teniamo in normali. Ma vi ripeto, dopo potremo anche andare a spostare le cose. Eve. Raga, Eve. Eve direi normale, sinceramente non è troppo scarsa. Il fatto che sta sull'acqua, che è utile, i suoi le sue cose che caga sono forti, il danno ci può stare. Secondo me l'unica pecca di Eve è la ricarica del colpo, che è veramente molto molto lenta, e il colpo devi un po' capirlo. Cioè, non è tipo una Piper che spara dritto e spara veloce. I suoi colpi sono un po' più lenti, sono tre, un po' particolare. Però le andrei a mettere nei normali fra Buzz e Carl, dai. Fang, ragazzi, anche qui penso che saremo tutti quanti d'accordo. Fang ha bisogno necessariamente di un nerf. Io lo vedo spesso piccato in alcune mappe dove Fang in quella mappa non c'entra niente. Cioè, magari sono mappe apertissime dove lui non si può avvicinare, non ci sono cespugli per nascondersi, proprio mappe apertissime. Lui sta lì, tira 4 calci che levano 600, si ricaricano a ulti. Metti che ci sono 3 vicini, pam 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 pam, tutti morti. Per me Fang è da nerf. L'hypercharge non ne parliamo, fortissima, andrebbe nerfato, sono abbastanza sicuro. E sono anche sicuro che qua saremo tutti quanti d'accordo che Fang sia troppo forte. Qua, ragazzi, va messo in questa zona, anche perché abbiamo la certezza che verrà reworkato. Finalmente, direi, perché Frank era veramente obsoleto. Cioè, non vedevo modo in cui Frank potesse rientrare in meta, anche magari buffandogli ancora di più la vita, ancora di più il danno, ragazzi. È proprio la meccanica di Frank che non va bene, è troppo vecchia. Qua lì abbiamo gente che schiva i colpi facendo così con Maxine. Vuoi che non ti schiva un colpo di Frank, di uno che deve stare così e tirare una martellata? Ma tanto, ragazzi, appunto, abbiamo la conferma proprio da Frank, che verrà appunto reworkato nel prossimo aggiornamento, che arriverà a fine giugno. O comunque sicuramente lo vedremo nel prossimo Brawl Talk, ragazzi. E non ho nient'altro da dire, cioè, secondo me è giusto così. Qua, ragazzi, abbiamo Gelindo. E io qua vi stupirò. Io metto in Gelindo in molto forti. Fatemi spiegare, ragazzi. Allora, io credo che Gelindo abbia una delle star power più fastidiosi del gioco. La star power che quando ti colpisce ti rallenta, è proprio... Ti viene, ragazzi, ti viene male. Cioè, è assurda. Il gadget è fortissimo. Se ti pushano lo prendi e non ti vengono più addosso. Raga, io reputo Gelindo molto molto forte, se devo essere sincero. Non viene molto utilizzato, secondo me. E non so perché. Fatemi sapere la vostra, raga, su Gelindo. Sono curioso, perché io lo reputo un brawler molto molto forte. Qua Eugenio, ragazzi, Eugenio va in molto molto forti. Con la nuova hypercharge è rientrato molto in meta. Mi piace un sacco, lo sto utilizzando in questi giorni. Mi piace, non ci spendo altre parole, perché secondo me qua siamo d'accordo. Nel mentre, raga, mi sposto qua sotto, perché sopra stanno iniziando a essere troppi. Allora, Griff, sinceramente, penso sia un brawler abbastanza bilanciato. Non ha bisogno di nerf, non ha bisogno di buff. In alcune mappe è forte, c'ha il gadget che può spaccare, quindi
Ci sta, ci sta. Grom, ragazzi, Grom. Faccio lo stesso discorso di Colt. Secondo me, ragazzi, Grom è veramente forte come thrower. Non so cosa ne pensate, molti non piace, ma a me, ragazzi, Grom piace un casino. Allora, forse, guarda, lo metto qui perché comunque schivare i suoi colpi è semplice. Cioè, ovvio, non è una passeggiata, però voglio dire, se hai più o meno un po' di skill e sei concentrato, gli schivi i colpi di Grom, ragazzi. Non prendiamoci in giro, almeno che ovviamente non sei chiuso in un angoletto. Grom in quei casi fa un po' fatica, ma in generale lo reputo un brawler veramente molto forte. Jackie, ragazzi, Jackie molto forte Jackie, ragazzi. Jackie mi piace. In quelle mappe di Food Brawl con tutti i muretti attorno, con tutta l'erba, ragazzi, è veramente rottissima. Ha un hypercharge che ovviamente, ragazzi, l'hypercharge, anche se magari non è la migliore hypercharge del gioco, va comunque a dare qualcosa in più al brawler, ragazzi. Quindi secondo me deve stare qui. Janet scarsa. Allora, è migliorata perché, se non sbaglio, l'hanno buffata. Adesso il colpo diventa più lungo, diciamo, in meno tempo. Ma secondo me gli manca ancora un qualcosa per entrare almeno nella categoria normali. Cioè, Janet non mi piace, ragazzi, non mi piace. Oh mio Dio, Jesse. Oh, ragazzi, qua, per chi mi segue, più guarda i miei video, ragazzi, io non la sopporto. Allora, io provo un odio, cioè magari non è da nerf, magari è solo da mettere i toy molto forti qui. Probabilmente è da far così, ragazzi. E probabilmente non è neanche magari molto forte come la penso nella mia testa, ma io ogni volta che la trovo conto, raga, è un parto. Lei, la sua torretta, l'hypercharge, il fatto che può curare la torretta. Se sei in rapina c'è quella star power che spara i colpi alla velocità della luce. La torretta, c'è il gadget che ti rallenta. Troppo forte, ragazzi, troppo forte, Jess. Io sono lì per fare il coso, il colpo che ti insegue, che rimbalza. Io sono per il nerf qua. Io sono, raga, per il nerf. E forse ne farei il fatto che il colpo rimbalzi, lo metterei in una maniera un po' diversa. Cioè, anche qua, allora, è una cosa molto personale questa del nerf, perché secondo me pensarla magari a qualcuno di esterno che guarda il video, voi magari, Jesse, non la nerfereste. Io, ragazzi, provo un odio profondo e la metto in nerf. Cioè, proprio non ce la faccio. Ragazzi, anche qua con Leon siamo a pelo. Siamo veramente a pelo perché fa tanti danni, raga. Fa tanti danni. Lo metterei qua, ragazzi, nei molto forti, perché è molto forte, raga. Cioè, c'è poco da dire. L'hypercharge, anche in questo caso, non gli ha dato quel qualcosa in più. Secondo me non è tanto forte. Però forse un nerfettino, non lo so. Allora, lui, ragazzi, normale. Lui è molto particolare come cosa, perché è forte solo nelle mappe in dominio, praticamente. Anche in alcune di Food Brawl, ma principalmente in dominio. Tu metti la roba gelata al centro e agli avversari, raga, dai un fastidio incredibile. Anche qua l'hypercharge, secondo me, l'ha aiutato un bel po', perché senza hypercharge, secondo me, stava un po' più sotto. Maxine, raga, Maxine con l'hypercharge ha preso molto, ma comunque non mi sento di mettere in molto forti, devo essere sincero. Dynamite, anche qua, raga, siamo al limite. Dynamite forse lo metterei anche qua normale barra molto forte, ragazzi, vedetevela voi. Si sta iniziando a riempire, ragazzi. Mortis, non ci siamo. So che magari molti adesso mi attaccherete, ma calma, fatemi spiegare. Secondo me in questo momento Mortis non è un brawler meta. Semplicemente quello, non lo so, ragazzi. E anche secondo me è una cosa che dipende molto dal giro delle mappe. Perché, ragazzi, in questo momento le mappe, come c'è la rotazione, non favoriscono Mortis. Ci sono mappe veramente tanto ma tanto aperte e Mortis fa fatica. Cioè, potrebbe andare anche in normale. Lo voglio mettere in scarso, anche perché qua abbiamo messo troppi pochi scarsi ancora. Mr. P lo si va a mettere nei normali, normali fra i più forti, perché, raga, Mr. P è veramente forte. Stesso discorso va per Iris. Non la vado a mettere nei molto forti, ma comunque ci sta. Nita, ragazzi, secondo me Nita con l'hypercharge ha preso molto. Nita ha preso molto. Prima probabilmente l'avrei vista fra i normali e gli scarsi, Nita era da un bel po' che non si vedeva tanto in meta, ma adesso con l'hypercharge, secondo me, non gli ha dato proprio quello sbalzo incredibile, ma è tornata abbastanza buona, dai. Otis, raga, qua secondo me ce la giochiamo fra normale e scarso. Me la gioco scarso, magari dopo andiamo a modificare, vi ripeto, ma
non lo so, non lo so. Pam Scars. Cioè, serve che specifico qualcosa, ragazzi? Cioè, i colpi è una cosa incredibile. Tolgono 300 e il becchi con una carica, probabilmente il becchi una volta. È incredibile. Non perdo altro tempo, ragazzi. Pam è veramente uno schifo. Penny, ragazzi, rework. A Penny serve un rework, raga, perché non... cioè, è proprio un brawler... non dico obsoleto come Frank, ma siamo lì. Io, ragazzi, voglio trovare una persona al mondo che non riesce a schivare i colpi di Penny. Cioè, io voglio trovare questa persona e stringere la mano per dirgli sei un coglione. Per me, raga, Penny... no, 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 non ci siamo. Va fatto un rework. Anche un buff ci potrebbe solo stare, non per forza un rework. Ma diciamo che la lasciamo qua. Piper, raga, molto, molto forte. Molto, molto forte, però... secondo me è sotto Bell. È sotto Bell, ragazzi. Piper sta sotto Bell. Non lo so, oddio. Forse secondo me se la giocano molto, eh. Qua va anche molto a gusti. Però io la tengo così, la tengo così. Boccia, ragazzi, è un normale. Cioè, non fa troppo schifo. È forte, cura. Ma non è neanche a livello di questi qua sopra, diciamo. E il primo, ragazzi, mamma mia, mamma mia. Allora, l'hypercharge, l'idea era buona. Mi piace l'idea dell'hypercharge. Però io forse lo metto in scarsi. Ma è sempre quello lì, fra scarsi e normali. Quello che sta in mezzo, più o meno. Rico, molto forte Rico, raga. Mi piace un sacco Rico da giocare anche. Rimbalza il rimbalzino dei muri. È uno dei pochi che riesce magari potenzialmente a counterarti un Edgar o un Buzz se ti arrivano in testa col suo gadget. Rico lo mettiamo in molto molto forti. Rosa, sapete che io Rosa la vado a mettere in normale. Nonostante l'hypercharge, nonostante tutto. Ringhio, ragazzi. Vabbè, se dobbiamo pensare alle mutazioni lo mettiamo qua sopra. Ma le mutazioni non ci sono più, quindi lo si va a mettere in scarsi. Ho provato anche a giocarlo adesso che non ci sono le mutazioni, ma cioè, raga, no. Cioè, non ci siamo proprio. Secondo me va messo un po' più di rimbalzamento dei suoi colpi, o va allungata un po' la gittata. Rufus, signor colonnello Ringo, Rufus, chiamate come volete, non ci siamo. Qua abbiamo Sandy, ragazzi. Sandy è da nerf. Sandy è da nerf. E poi, raga, io con nerf, cioè, non è che intendo che deve essere per forza nerfato, ma da quanto è forte andrebbe nerfata. In questo momento, raga, Sandy, allora, l'hypercharge è forte. È forte, forte, forte. Non è OP, ma è forte. È tornata proprio in meta, raga. È tornata in meta, la si vede tantissimo. Io, che sono arrivato master, se vi siete persi il video andate a recuperarlo. Personalmente l'ho vista stra tanto in Foot Brawl quando giocavo. Comunque è tornata in meta, perché mi ricordo che c'era un periodo che andava messa qui, raga, Sandy, eh. Cioè, Sandy era proprio fuori fuori meta. Adesso è fortissimo. Qua, ragazzi, però dobbiamo un attimo sprintare, perché abbiamo ancora un bel po' di brawler. Allora, i prossimi li faccio un po' più fast, in caso mi fermo per specificare. Shelly, normale. Né scarsissima né fortissima. Lola, scarsa. Raga, qua so che magari molti avranno delle opinioni contrastanti. A me non piace per niente. Stesso discorso per Meg. Con le mutazioni, uno dei brawler più forti del gioco. Senza, raga, un pesce fuor d'acqua. Cioè, non mi piace per niente. Spike, molto molto forte, raga. Molto molto forte, Spike. Molto molto forte. Sprout, normale. Squeak, anche. Mamma mia, come li sto rushando adesso. Con calma, con calma. Stu, Stu lo metto nei normali che si avvicinano al molto molto forte. Guardate che Stu, se lo si sa usare, un bel dito. Energetic, ragazzi, è molto molto forte. E qua alcuni mi odieranno. Probabilmente il fatto che vado a mettere Energetic è molto molto forte perché l'ho perma trovato in queste ranked. C'era ovunque, lo piccavano sempre. Era di un fastidioso, raga, che non avete idea. Secondo me Surge non è neanche, secondo me, fortissimo. È normale. Magari dopo lo andiamo a modificare. Dai, teniamo però il molto molto forte. Tara, secondo me, anche qua una normale che però tende al molto forte. Tick, abbastanza normale. Gas, raga, no. Gas, no. Gas proprio... cioè, gli hanno fatto quella roba lì dello scudo che rimbalza via i nemici, ma per me è un no. Cioè, per me non ci siamo. Stesso discorso va per Sam. Buster lo metto in normale, perché comunque alcune volte fa il suo. Chester, raga, rework. Chester, a mio avviso, ha bisogno di un rework. È un brawler troppo casuale. Io mi ricordo che io avevo riniziato a giocare a Brawl nel 2022, a dicembre / gennaio. E, raga, quando era uscito proprio Chester, avevano levato le casse e tutta quella roba lì, no? Chester ai tempi era fortissimo. Ma adesso, raga, non ci siamo. I danni che fa con i suoi colpi sono clamorosi, lo sappiamo. Ma la super, cioè, non dipende da te. È un brawler troppo casuale. Secondo me andrebbe reworkato in qualche maniera. Magari non renderlo così
che magari mettere due ulti, non quattro. Che poi alla fine quattro, raga, di ulti forti, c'è quella lì che stunna. E secondo me è la bomba. Secondo me quelle sono le ulti che vanno a valorizzare il signor Chester. Non lo so, raga, anche qua sono curioso di leggere i vostri commenti. Grey molto molto forte. Grey, non lo so, mi sta piacendo un sacco. Lo vedo giocato molto e mi fa piacere. Qua sta diventando sempre più folta. Mandy normale, ragazzi. Un buon long. Molto molto forte la ulti, devastante. RT, ragazzi, molto forte. RT, adesso che da poco in teoria hanno messo sto gadget che dovrebbe darti la super fin da subito, correggetemi se sbaglio, l'ho visto molto di più. Toh, magari non in molto forte, però lo si mette qua. Secondo me qua potete cambiarlo come volete alla fine. Willow la metto negli scarsi, stesso discorso va per Hank. Maisie la metto... anche questa è tosta, ragazzi. Non so se metterla nei normali, quindi quelli che ci stanno, quelli molto forti. La metto nei normali e poi in caso la alziamo. Cordelius molto molto forte. Doug normale, ragazzi. Non so perché molti dicono che sia scarso. Cioè, è nettamente migliorato rispetto a quello che era un mesetto fa. Anzi no, forse più di me, perché un mesetto fa era rottissimo. Pearl, raga, sapete che non la metto in nerf, però la metto... no, molto forti no, non la voglio, la metto sempre in normali. Chuck lo mettiamo in normali per il semplice fatto che è forte solo in una modalità. Charlie, ragazzi, se la gioca qui, secondo me. Allora, non è più tanto forte come prima col fatto che hanno ridotto un po' il colpo. Quindi secondo me si può tranquillamente mettere in molto forte. Miko, cioè, non lo so, raga, non è proprio forte. Cioè, è più... Miko è più fastidioso che forte, è quella la cosa. Cioè, Miko ti dà più fastidio, quindi forse comunque andrei a mettere in molto molto forte, perché sa dar fastidio, ecco. Kit, ragazzi, nerf. Kit ha bisogno di un nerf. Kit allora non si può giocare showdown. Cioè, ragazzi, tu non puoi andare a giocare showdown perché è un qualcosa di incredibile. Ma è proprio, è il concetto del brawler che è troppo forte. È stata una bella batosta per Kit il nerf della scatola di cartone che è mossa tipo a 3 secondi al posto di 5, se non erro. Però secondo me la ulti, il fatto che ti blocca, cioè, raga, non puoi scappare da Kit. Chi gioca in sopravvivenza, raga, lo sa bene che è fortissimo. Le Rellori, ragazzi, molto molto forte. E finalmente sono scesi dal podio nerf. Secondo me adesso rimangono semplicemente forti. E a mio avviso i thrower più forti del gioco. Sì, raga, cioè, a mani basse sì, se la giocano forse un po' con Dynamite e un po' con Grom, secondo me, top. Però Larry Lore, secondo me, è ancora un gradino superiore. Angelo nerf. Angelo, raga, è fortissimo. Angelo, raga, è fortissimo. Angelo è rottissimo, fortissimo. E cioè, non saprei che altro dirvi, ragazzi. Nerfamolo, non lo so. Melody, nerfare, ragazzi. Nerfare questa signora Melody. Hai una raffagemma, è forte. In Food Brawl è fortissima. In Rapina è fortissima. È forte, ragazzi, è forte, è forte. Cioè, c'è poco da dire. Toh, molto forte nerf. Questi qua, ovviamente, vi ripeto, nerf molto forti. Cioè, potrebbero essere tutti così. Cioè, vedete, potrebbe essere tranquillamente tutti così, raga. Ma vi ripeto, questi sono quelli che secondo me proprio superano quel tantino di forza. Lasciamo Draco per ultimo. Lily, ragazzi, secondo me è normale. È un brawler abbastanza bilanciato. Ha i suoi limiti, ha molti pro. E secondo me è proprio un brawler bello preciso. È la prima volta che non fanno uscire un brawler sbroccato. E se stavamo parlando di brawler sbroccati, ragazzi, eccoci qua. Eccoci qua con Draco. Ragazzi, Draco è il king che va nerfato. Draco, raga, non... cioè, è fortissimo. Allora, cosa andrà a fare Draco? Ve lo dico subito. Quando sei sul draghetto non devi avere quel 25% di resistenza ai colpi, ragazzi. Cioè, già quello è veramente una cosa rotta. Poi, lo sputamento del fuoco del drago dura troppo. Secondo me dovrebbero fare una durata più simile a quella di Ambra, perché... se non sbaglio è più lungo, cioè può sparare fuoco per un tempo molto più lungo rispetto ad Ambra. E poi Draco, sì, andrei a fare questo. Secondo me è molto bilanciato rispetto a... è molto bilanciato la sua forma base, secondo me. La forma base è veramente molto molto bilanciata. La forma del drago no. La forma del drago, raga, è troppo troppo forte. Se poi magari vogliamo proprio andare a distruggerlo con i nerf, gli vai a levare un po' di velocità di ricarica dei colpi. Questo è quello che farei a Draco proprio per nerfarlo. E raga, direi che la tier list l'abbiamo finita. Tanta tanta roba. Qua vi ripeto, potete intercambiare. Cioè, magari Iris io anche la metterei molto forte. Magari Mico lo abbasso, questo lo alzerei. Cioè, è molto intercambiabile. Ma vi ripeto, questa è una tier list personale, ragazzi. Io spero che il video oggi vi sia piaciuto. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Fatemi sapere la vostra. E noi ci vediamo in prossimi video. Ciao, ragazzi.